Buongiorno, dando un'occhiata. Stamattina parliamo di chi andrà ai mondiali, perché ci sono state grosse sorprese. Cioè, è inutile dire che la più grossa sorpresa siamo noi, negativa. Ma signori, soprattutto negli altri continenti stanno andando fuori squadre che erano degli abitué ai mondiali praticamente. Partiamo dall'Africa. Fuori l'Egitto di Salah, di nuovo col Senegal, dove già ci avevano perso la finale di Coppa d'Africa. Io poi francamente non capisco come attribuiscono questi le teste di serie, non lo so. Questa è stata finale di Coppa d'Africa, è stato anche spareggio mondiale, ma io onestamente fatico a comprendere. Per carità, non condivido quanto detto da Bonucci, la formula è quella: se sei buono vinci, non ti dovevi proprio trovare lì. Per quanto possa essere strana questa formula, se sei buono vinci, tu non ti dovevi proprio trovare lì. Discorso diverso per l'Africa, dove onestamente il fatto che Egitto-Senegal, oltre a finale di Coppa d'Africa, sia stato spareggio mondiale, onestamente mi fa... Gli africani ne vanno 5. Non ho mai visto prima contro seconda del continente che... Vabbè. Non... Vabbè. Comunque Salah va fuori ai calci di rigore. Mi sa come è successo anche in finale di Coppa d'Africa, Fuori anche la Nigeria, che aveva pareggiato 0-0 in Ghana e ha pareggiato 1-1 in casa. Lì vale ancora la regola del gol fuori casa e il Ghana va ai mondiali. Fuori clamorosamente l'Algeria di Mahrez. Fuori. Aveva vinto 1-0 in casa del Camerun, ha perso 2-1 in casa. E ai mondiali torna il Camerun. Dopo no, mi sa che mancava dal Brasile il Camerun. Poi parliamo degli altri continenti. Fuori la Colombia, fuori il Cile di Vidal e Sanchez, va ai mondiali l'Uruguay. L'Uruguay praticamente decadente, dove oramai Cavani e Suarez sono riserve. Io onestamente avevo... molte riserve sull'Uruguay ai mondiali, però ci sono andati, bravi loro. Chiaramente non sarà tra le favorite, però loro vanno. Fuori il Cile di Vidal e Sanchez, anche loro per la seconda volta di fila, E soprattutto fuori la Colombia. Signore, la Colombia è uno squadrone. Zapata, Muriel, Cuadrado, Yerry Mina, Radamel Falcao, che non so se gioca ancora in nazionale, James Rodriguez, che è andato nei paesi arabi, ma mi sa che in nazionale ancora gioca. Eppure sono andati fuori, ragazzi. Voi, a differenza di 4 anni fa, le sorprese sono parecchie. Noi siamo sempre la più clamorosa, questo è poco ma sicuro. Ma sorprese ci sono. Allo spareggio andrà di nuovo il Perù, forse con l'Australia. Australia che di solito si qualificava direttamente da quando l'hanno messa nei gironi asiatici, invece stavolta no. Poi in Asia non ci sono sorprese, vanno Corea del Sud, Giappone, Arabia Saudita, Iran. Qui non ci sono sorprese, se vogliamo. L'unica sorpresa negativa, magari ci stava l'Australia al posto dell'Arabia Saudita, però l'Arabia Saudita già andò l'altra volta, quindi vuol dire che in questo momento i sauditi hanno una buona generazione di calciatori, mentre l'Australia è in chiaro declino. Però attenzione,
un eventuale spareggio Perù-Australia non lo vedo per niente, non lo vedo per nulla scontato, eh. Secondo me partono alla pari. Vabbè, che il Perù non è che sia tutta sta roba, eh. E comunque, venerdì c'è già il sorteggio con delle X che ci sarà riguardanti gli spareggi intercontinentali e chi andrà fra Galles, Scozia e Ucraina. Per me i favoriti sono gli scozzesi, anche se lo spareggio si giocherà in Galles. Per me i favoriti sono gli scozzesi. Ragazzi, se ci fosse stato ancora Blatter alla FIFA, già si sapeva come andava a finire questo spareggio. Avrebbe fatto carte false per mandarci l'Ucraina ai mondiali, sicuro. Che sulla carta è la più forte delle tre. Però deve giocare in trasferta sia con la Scozia sia l'eventuale spareggio col Galles, quindi non è, diciamo che non è facilissimo. Oddio, può farcela, però io vedo Scozia, non so perché, però io vedo Scozia. Allora, adesso iniziamo a fare qualche pronostico prima dei sorteggi. Io la mia favorita ce l'ho già. Questo è l'anno dell'Inghilterra, signori. Questo è l'anno dell'Inghilterra. E vi spiego perché. Hanno una squadra fortissima, piena di giovani forti e che vogliono crescere. Voglio ricordare che all'europeo non c'era Greenwood. Signori, Greenwood del Manchester United è una bomba. Non avevano Alexander Arnold, che per quanto sia sopravvalutato è pur sempre un ottimo esterno. Per me sono i favoriti numero uno gli inglesi, non so secondo voi. L'altra in subordine ci metto l'Argentina. E poi la Spagna. Questo sarebbe per me le prime quattro, poi naturalmente bisognerà vedere il sorteggio. Ad occhio, Inghilterra, Argentina. Spagna e Brasile. O Belgio. Che stavolta il Sud America ci torna tra le prime quattro. Secondo me con l'Argentina. Perché saranno motivati a mille. Perché l'ultimo, molto probabilmente sarà l'ultimo mondiale di Lionel Messi, che se non l'avete capito si sta risparmiando per il mondiale, eccetera eccetera. Ma la mia favorita è l'Inghilterra, signori. È l'Inghilterra, perché sono forti, mi ricordano molto la Germania che andò in Brasile, mi ricordano e tanto la Germania che andò a fare i mondiali in Brasile. E poi c'è una tradizione da portare avanti. Poi dire che altra cazzo di tradizione si è andata a trovare? La tradizione di chi perde l'europeo in casa, che parecchie volte, due anni dopo, ha vinto il mondiale. L'Italia nell'80 non vinse l'europeo in casa, arrivò quarta. Poi due anni dopo sappiamo tutti quello che è successo. La Germania, che organizzò l'Europeo nell'88, perse con l'Olanda in semifinale, due anni dopo venne a vincere i mondiali in Italia. La Francia perse la finale europea col Portogallo in casa e poi due anni dopo ha vinto il mondiale. Ci sono parecchi esempi. Mi sa che il Brasile perse in casa la Coppa America col Perù, una cosa del genere, prima di Messico 70. Magari mi sbaglio, però, perché guardate che
sono pochissime le squadre che hanno fatto l'accoppiata mondiale torneo continentale, che di solito se vai bene a uno non vai bene all'altro. Sono pochissime: la Germania con Beckenbauer, la Francia di Zidane e la grande Spagna di Xavi, Iniesta e compagnia bella. La Germania, sì, di Beckenbauer, l'ho citata. Ma la mia, ecco, un motivo in più per ritenere l'Inghilterra favorita. Signori, hanno uno squadrone. Hanno una squadra giovane, forte e che possono migliorare. Tra l'altro questa generazione ha vinto praticamente tutto a livello giovanile. Sono il campionato più, nettamente il campionato migliore al mondo. Io penso che stavolta questa sia l'anno loro. Penso che questo sia l'anno loro. Onestamente, vengono da un trend, quarto posto ai mondiali, finale europea. È praticamente lo stesso cammino dell'Italia di Berzot, quarti in Argentina, loro quarti in Russia. Non vinciamo l'europeo in casa, non lo vincono neanche loro. Ora dovrebbe accadere, per me l'inevitabile, perché per me sono nettamente la squadra favorita. Iscrivetevi al canale.